pronti per parlare di Gesù. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto. Buona giornata, carissimi amici, e buon inizio settimana. Questa settimana sarà benedetta perché la sua parola, che è una lampada ai nostri passi, ci accompagnerà. Accogliamo il Vangelo di oggi e leggiamo Matteo 14, 13, 21. In quel tempo, avendo udito della morte di Giovanni Battista, Gesù partì di là su una barca e si ritirò in un luogo deserto, in disparte. Ma le folle, avendolo saputo, lo seguirono a piedi dalle città. Sceso dalla barca, egli vide una grande folla, sentì compassione per loro e guarì i loro malati. Sul far della sera gli si avvicinarono i discepoli e gli dissero: «Il luogo è deserto ed è ormai tardi. Congeda la folla perché vada nei villaggi a comprarsi da mangiare». Ma Gesù disse loro: «Non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare». Gli risposero: «Qui non abbiamo altro che 5 pani e 2 pesci». Ed egli disse: «Portatemeli qui». E dopo aver ordinato alla folla di sedersi sull'erba, prese i 5 pani e i 2 pesci, alzò gli occhi al cielo, recitò la benedizione, spezzò i pani e li diede ai discepoli e i discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà e portarono via i pezzi avanzati, 12 ceste piene. Quelli che avevano mangiato erano circa 5.000 uomini, senza contare le donne e i bambini. Amen. Carissimi amici, oggi abbiamo ascoltato da parte dell'Evangelista Matteo il brano della moltiplicazione dei pani e dei pesci, ciò che già da 2 domeniche, nella domenica, in Giovanni 6, abbiamo accolto e spiegato. Vorrei oggi quindi soffermarmi su come Matteo stesso, l'Evangelista, presenta questo fatto. Gesù è attorniato da una folla che lo ha seguito per ascoltarlo e per vedere i segni che lui compie. Diventa tardi, il luogo è deserto e i discepoli stessi danno un ordine a Gesù, un imperativo: congeda la folla perché non c'è da mangiare. Congedala subito, Gesù, guarda che è tardi, guarda che saranno sfiniti, sono affamati, fa qualcosa, rilasciali andare nelle proprie case. Ma Gesù disse loro, altro imperativo, questo da parte di Gesù: non occorre che vadano, voi stessi date loro da mangiare. Vedete la situazione? Quante volte nella nostra vita accade questo? C'è un problema e noi diciamo a Dio: Signore, intervieni, fa così. Dio, prima di intervenire, dice: Luca, tu inizia a fare questo, poi io interverrò. È la dinamica della fede, una fede che è prima di tutto obbedienza, ascolto, e poi è azione da parte di Dio. Voi stessi date loro da mangiare. E da quei 5 pani e 2 pesci portati dagli apostoli avviene la moltiplicazione. Nel nostro cammino di fede, in quanto cristiani, noi siamo discepoli, certamente, ma soprattutto apostoli. Il mondo ha bisogno di cibarsi di Cristo, il pane della vita. Lo abbiamo ascoltato ieri nel Vangelo della Domenica. Ecco che Gesù ci comanda a noi come Chiesa, come cristiani: date voi stessi da mangiare. Quante volte noi diciamo: guarda nel mondo, guarda la malavita, guarda quanti menzogneri, guarda quanti falsi, quanti ipocriti, guarda quanti violenti nel mondo, guarda le guerre, guarda, guarda, fa qualcosa. Gesù ci dice: voi stessi date loro da mangiare. Iniziate voi. Come? Apri la tua bocca, parla di Gesù.
Uno potrebbe dire, ma che cosa c'entra col Vangelo di oggi? C'entra perché la gente ha bisogno di ascoltare buone notizie. La gente è abituata, ossessionata dalle cattive notizie, anche noi. E quando c'è una buona notizia diciamo, sarà vero oppure no? Non ci credo, ma cosa vuoi che sia? Il mondo va a rotoli, va in rovina. Gesù dice a noi, voi stessi date loro da mangiare. Apri la tua bocca, porta il pane della vita che è Gesù, porta la buona notizia che Gesù è il Signore, che Gesù è vivo, che Gesù libera, che Gesù guarisce, che Gesù interviene. Ecco come noi oggi dobbiamo aiutare la diffusione del Regno dei Cieli nella nostra vita. Non aspettiamo che Dio dall'alto scenda e metta fine alle guerre, alle carestie, alle pestilenze, agli inganni della società. Parte tutto da te. Tu stesso dai loro da mangiare. Mettiti a disposizione, altrimenti stiamo zitti. Lasciamo perdere la fede, ma stiamo zitti. Perché o diamo questi 5 pani e 2 pesci, quel poco che sappiamo fare, altrimenti non abbiamo motivo per arrabbiarci, per condannare, giudicare e criticare gli altri. Spirito Santo, tu sei lo Spirito del Padre, lo Spirito di Cristo, lo Spirito di luce. Spirito Santo, abbiamo bisogno di te. Spirito Santo, io ho bisogno di te e ti invoco oggi nella mia vita. Entra nella mia vita. Apri la mia bocca affinché io testimoni che Cristo è vivo, che Cristo è risorto, che Cristo è in mezzo a noi. Spirito Santo, io ti accolgo. Riconosco che da solo ho solo 5 pani e 2 pesci, ma tu dammi la forza, Spirito Santo, di offrirle a Dio quel poco che ho, quella mia piccola testimonianza, queste parole fragili, ma che in te sono potenza per toccare i cuori e gli orecchi di tante persone che sono indurite. A te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Allora, cari amici, ecco lo slogan di oggi, pronti per parlare di Gesù. Invochiamo lo Spirito Santo e saremo pronti, oggi, domani, tutti i giorni della nostra vita, ad annunciare con gioia, con entusiasmo che Cristo è risorto. Questi sono i 5 pani e 2 pesci che Gesù stesso oggi ci chiede di dare al mondo. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao! Carissimi amici, vi invito ad entrare nella pagina di Linktree di Koinonia Biella, una pagina web dove voi trovate tanti link delle proposte che vi facciamo, alle serate bibliche online, ai corsi di evangelizzazione, agli incontri che stiamo organizzando, alla nostra newsletter settimanale e anche a tutti i nostri social. Quindi entrate in questo Linktree e accedete a tutte le nostre novità.